Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Ebbene ragazzi, eccoci qua di ritorno, incredibile ma vero, nonostante la volta scorsa abbiamo effettivamente finito davvero la storia di questo videogame, però vi avevo appunto chiesto se avrebbe potuto interessarvi vedere la route dedicata a Natsuki, visto che di lei non avevamo saputo assolutamente nulla, e se avrebbe potuto interessarvi vedere il good ending di questo gioco, perché appunto mi avete informato sul fatto che c'è un modo, diciamo, per cercare di ottenere un finale un pochettino più, o perlomeno un pochettino meno drammatico, diciamo così. Queste richieste, ragazzi, sono state accolte a braccia veramente apertissime da parte di tutti voi. Tutti quanti vi siete dimostrati super entusiasti all'idea appunto di continuare a guardare video di questa serie. Ragazzi, io sono stata veramente felicissima di questo, perché in effetti anche io sono molto curiosa di vedere effettivamente quale sia la storia di Natsuki e di vedere cosa succede una volta che si prova ad ottenere questo good ending, chiamiamolo così. Ovviamente ragazzi, ottenere il good ending non è poi così intuitiva come cosa, e infatti io ringrazio il mio amico Christian alias Crazen qui su YouTube, che praticamente ha fatto qualche ricerca e quindi mi ha aiutato e mi sta aiutando per far sì che appunto riusciamo ad ottenere, ragazzi, questo benedetto good ending. Per cui alcuni di voi diranno: ah, vedi, avete trovato, avete cercato le informazioni, è imbrogliato. Io penso, ragazzi, che senza cercare informazioni ottenere questo good ending sia praticamente impossibile. Cioè io perlomeno, ragazzi, non ci sarei mai arrivata, perché bisogna fare delle cose specifiche. Adesso fra poco ne parleremo. Per cui insomma, se pensate che si stia imbrogliando in questa serie, potete tranquillamente smettere di seguirla. Per il resto, ragazzi, vi ripeto, penso che arrivarci con la logica sarebbe stato praticamente impossibile, per cui era assolutamente necessario ricercare qualche informazione su cosa fare al riguardo per ottenere questo good ending. E proprio per ottenere il good ending, ragazzi, bisogna fare, adesso ne parliamo, bisogna prima di tutto seguire la route di Sayori, quindi prima di tutto, per la prima volta, dedicarsi in tutto e per tutto a Sayori. Dopodiché, una volta arrivati, ragazzi, al giorno del festival, bisogna quindi salvare la partita, ricominciare da capo, quindi ricominciare una nuova partita, seguire la route di Natsuki. Dopodiché, arrivati al giorno del festival, salvare la partita, ricominciarne una nuova e seguire la route di Yuri. In questo terzo caso, ragazzi, fino al momento in cui poi Sayori, credo, purtroppo si impicca, e quindi penso che dovremo per forza rivedere pure quella terribile scena. In ogni caso, dopo, ragazzi, non ancora siamo arrivati appunto a vedere cosa c'è da fare, per cui prima di tutto inizieremo così. Sono contenta di questo, perché comunque potremo vedere anche la route di Sayori, che effettivamente, ragazzi, non abbiamo visto fino ad ora, perché io mi sono dedicata sempre solo a Yuri, per cui riusciremo ad esplorare ancora di più questo gioco, tutti i suoi aspetti. Quindi ragazzi, immaginerete che i video su questa serie saranno ancora tanti, perché non credo di poter saltare poi così tanto i dialoghi, perché ovviamente, ragazzi, sia nella route di Sayori che nella route di Natsuki ci saranno dialoghi e situazioni nuove che noi non abbiamo ancora visto. Per cui fatevi il segno della croce, spero siate contenti, ragazzi, che ci saranno ancora così tanti video su questa serie. Io effettivamente sì, sono felice, perché questo gioco mi ha stupito più di quanto mi aspettasse, quindi sono contenta di poter continuare a giocare, a scoprire cose nuove. Per quanto riguarda, ragazzi, la serie su Layers of Fear 2, per adesso penso che la teniamo un pochettino in pausa, perché voglio totalmente appunto dedicarmi per adesso a Doki Doki. Per cui, come alcuni di voi mi hanno suggerito, non avrei dovuto disinstallare e reinstallare il gioco, ma avrei dovuto semplicemente eliminare il file che si chiamava First Run nella cartella di gioco. Infatti così ho fatto, ragazzi, ho trovato il file First Run, l'ho eliminato, e adesso, una volta avviato il gioco, ragazzi, mi è uscita questa scritta che dice: è stato trovato un salvataggio precedente, desideri cancellarlo e iniziare da capo? Io direi di sì, ragazzi, di ricominciare totalmente da zero, onde evitare comunque altri problemi, visto che dobbiamo seguire questa route, diciamo, del good ending. Per cui cliccherò su sì, cancella i file esistenti.
Perfetto, come possiamo vedere, ragazzi, si è come se si fosse effettivamente riavviato totalmente da zero, perché tra l'altro mi si è ridotto pure a finestra ed era questa appunto la scritta che c'era uscita, ragazzi, la primissima volta che lo avevamo cominciato. Questo gioco non adatto ai bambini è che è facilmente impressionabile. Le persone che soffrono di ansia e depressione potrebbero essere turbate dai contenuti di gioco, per cui ovviamente dobbiamo accettare di avere almeno 13 anni e dare il nostro consenso alla visione di contenuti estremamente disturbanti. Per cui ovviamente, ragazzi, uno non si aspetterebbe mai una cosa del genere da un gioco che ha tutt'altro aspetto. Scegliamo ovviamente la lingua italiano, ragazzi, abbasserò il volume della musica perché è veramente molto alto, aumenterò un pochettino la velocità di testo, non ci resta che ricominciare totalmente da capo e questa volta dedicarci totalmente alla nostra carissima Sayori. Per cui cliccherò su Nuova partita. Inseriamo il nostro nome, ragazzi. Io direi di reinserire Giocherina perché, dai, ha caratterizzato la nostra serie sin dall'inizio. Il fatto che il nome non c'entrasse assolutamente niente, per cui direi di reinserire il mio nick. Eccoci qua, sono veramente emozionata, ragazzi, eh. Ehi, vedo in lontananza una ragazza fastidiosa che corre verso di me, agitando le braccia in aria come se fosse totalmente ignara delle attenzioni che potrebbe destare. Quella ragazza è Sayori, mia vicina di casa, nonché cara amica d'infanzia. Avete presente quel tipo di persona con cui andate d'accordo solo perché vi conoscete da tanto tempo, ma che se doveste incontrare oggi non ci stringereste amicizia neanche a pensarci? Eravamo soliti andare a scuola assieme, ma dall'inizio del liceo ha cominciato sempre più spesso a svegliarsi tardi e così mi sono stancato di aspettarla. Adesso noi sappiamo perché, ragazzi. Ragazzi, purtroppo, ma se hai intenzione di seguirmi in quel modo, penso che forse farei meglio a scappare. Ad ogni modo, emetto un sospiro e mi faccio raggiungere da lei davanti alle strisce pedonali. Eccola qua, ragazzi. Mi sono svegliata di nuovo tardi, ma questa volta ti ho raggiunto. Forse, ma solo perché ho deciso di fermarmi per aspettarti. Lo dici come se avessi pensato di ignorarmi, pezzo di merda. Sei cattivo, giocherina, cattivissimo, cattivissimo. Beh, sei una stravaganza tale da richiamare le attenzioni di chiunque sia nei dintorni, gradirei che non pensassero che stiamo insieme. Che stronzo. Adesso lo posso dire già da adesso che questo è un grandissimo stronzo. Ok, ma mi hai aspettato comunque. Dubito che saresti capace di essere cattivo anche se lo volessi. Se lo dici tu, Sayori. Attraversiamo la strada insieme e ci dirigiamo verso la scuola. Man mano che ci avviciniamo a destinazione, la strada diventa sempre più affollata di studenti che compiono il loro tragitto quotidiano. A proposito, giocherino, non hai ancora deciso a quale club unirti? Club? Te l'ho già detto, non intendo iscrivermi a nessun club. Non ne stavamo nemmeno cercando uno. Non è vero. Mi hai detto che quest'anno ti saresti unito a un club. Davvero? Magari l'avrò fatto in una delle tante conversazioni in cui annuisco passivamente a tutto ciò che mi dice. A Sayori piace un po' troppo preoccuparsi di me, quando in realtà mi basta tirare a campare mentre passo il tempo libero tra videogiochi e anime. Come stavo dicendo, ho paura che tu non riesca a socializzare o a sviluppare qualche abilità prima dell'inizio dell'università. La tua felicità è davvero importante per me, lo sai. Oh, tesoro, dolce. E so che ora sei felice, ma potrei morire a solo pensare di vederti diventare un nit tra qualche anno solo perché non sei abituato al mondo reale. Ti fidi di me, vero? Non continuare a farmi preoccupare. Va bene, darò un'occhiata a un paio di club se la cosa ti rende felice. Non ti prometto nulla, però. Mi prometti che almeno ci proverai? Sì, credo di potertelo promettere. Evviva! Perché mi lascio fare la ramanzina da una zucca vuota come lei e continuo ad essere un grandissimo stronzo? Ma più di ogni altra cosa, sono sorpreso al fatto che mi lascia addirittura intenerire da lei e che vederla preoccuparsi così tanto per me mi fa venire voglia di tranquillizzarla, nonostante tenda a ingigantire tutto nella sua testa. E che è tenera! Giornata scolastica è trascorsa come al solito e definita prima che me ne accorgessi. Dopo aver raccolto le mie cose, comincio a fissare il muro cercando un briciolo di motivazione. Club. Sayori vorrebbe che dessi un'occhiata a qualche club. Credo di non avere altra scelta che iniziare col club degli anime. C'è nessuno? Sayori. Sayori deve essere entrata in classe mentre avevo la testa fra le nuvole. Mi guardo attorno e mi rendo conto di essere l'unico rimasto in classe. Pensavo di beccarti mentre uscivi dall'aula, ma ti ho visto seduto lì imbambolato e così sono entrata. Caspita, a volte riesci ad essere peggio di me, sono senza parole. Non devi per forza aspettarmi se poi rischi di arrivare tardi al tuo club. Beh, ho pensato che avresti potuto avere bisogno di un po' di incoraggiamento, quindi ho pensato, ecco, pensato cosa? Beh, che potresti venire al mio club. Sayori, sì? Nemmeno per sogno. Oh, sei cattivo. Sayori è la vicepresidentessa del club di letteratura. Non che fossi mai stato a conoscenza del fatto che fosse interessata alla letteratura. Infatti, sono sicuro al 99% che l'abbia fatto soltanto perché pensava sarebbe stato divertente aiutare a fondare un nuovo club. Ha ereditato il titolo di vice, in quanto è stata la seconda persona a mostrare interesse nella creazione del club. Detto questo, il mio interesse nella letteratura è perfino minore del suo. Ok, vado al club degli anime. E dai, ti prego!
Perché ci tieni così tanto? Beh, ecco, è che ieri ho detto al club che avrei portato un nuovo membro e Natsuki ha fatto i cupcake e tutto. Non fare promesse che non puoi mantenere. Non so dire se Sayori sia davvero così tanto svampita o se è talmente furba ad aver pianificato tutto quanto. Lascio andare un lungo sospiro. E va bene, mi fermo giusto per prendere un cupcake, ok? Sì, andiamo! Yuhuu! E fu così che arrivò il giorno in cui vendetti la mia anima per un cupcake. Ragazze, il nuovo membro è qui! Ti ho già detto che non sono un nuovo membro, eh? Do una rapida occhiata alla stanza. Wow, adesso non ti guarderò mai più con gli stessi occhi. Oh my god, assolutamente no. Guarda, se prima le tue zinne potevano avere una qualche, non lo so, fortuna di attirare la mia attenzione, adesso non funziona manco quelle, capito? Benvenuto nel club di letteratura, è un piacere conoscerti. Sayori ci ha sempre parlato bene di te. Fai sul serio, hai portato un ragazzo, il modo perfetto di rovinare l'atmosfera. Ah, giocherina, che bella sorpresa, benvenuto nel club. Le parole in questo momento mi sfuggono. Questo club è pieno di ragazze incredibilmente carine. Non fidarti di Monica. Che hai da guardare? Se vuoi dire qualcosa, dillo. Scusa, Natsuki. Non riconosco la ragazza dall'atteggiamento acido, il cui nome a quanto pare è Natsuki. Il suo fisico minuto mi fa supporre che sia del primo anno. Ed è stata lei a preparare i cupcake, secondo Sayori. Puoi anche ignorarla quando ha la luna storta? Sayori mi sussurra all'orecchio per poi girarsi verso le ragazze. Comunque, questa è Natsuki, sempre piena di energia. E lei è Yuri, la più intelligente del club. Ma non è vero. Yuri, che il rapporto appare più matura e timida, sembra abbia qualche problema a stare al passo di gente come Natsuki e Sayori. Ah, beh, è un piacere conoscervi. E sembra che tu conosca già Monica, giusto? Esatto, è bello rivederti, giocherina. Monica mi sorride dolcemente. Quel sorriso non mi è mai piaciuto, sin dall'inizio. Ci conosciamo perché l'anno scorso eravamo nella stessa classe, anche se a malapena ci rivolgevamo la parola. Monica era forse la ragazza più popolare della classe, intelligente, bella, atletica, in poche parole del tutto fuori dalla mia portata, quindi vederla rivolgermi un sorriso mi fa sentire un po'. Il piacere è mio, Monica. Vieni a sederti, giocherina, ti abbiamo fatto posto al tavolo, così puoi sederti di fianco a me o Monica. Prendo i cupcake. Ehi, li ho fatti io e li prendo io. Scusa, è che mi sono entusiasmata un po' troppo. Allora, che ne dite se preparo un po' di tè? Le ragazze hanno unito alcuni banchi per formare un tavolo. Come ha detto Sayori, hanno fatto spazio in modo che ci fosse posto accanto a Monica e Sayori. Natsuki e Yuri camminano verso l'angolo della stanza dove Natsuki prende un vassoio coperto da carta stagnola, mentre Yuri apre il ripostiglio. Continuando a sentirmi a disagio, prendo una sedia e mi siedo accanto a Sayori. Natsuki marcia con orgoglio verso il tavolo tenendo in mano il vassoio. Ok, siete pronti? Ta-da! Wow! Natsuki alza la carta stagnola dal vassoio svelando una dozzina di cupcake bianchi e soffici decorati in modo da somigliare a dei micetti. I baffi sono stati disegnati con la glassa e dei piccoli pezzi di cioccolato sono stati usati per fare le orecchie. Che carini! Non pensavo fossi così bravo ai fornelli, Natsuki. Non fate complimenti. Sbrigatevi e prendetene uno. Sayori è la prima a prenderne uno, seguito da Monica, io la seguo a ruota. È squisito! Sayori parla con la bocca piena ed è già riuscita a far finire la glassa sul suo viso. Mi rigiro il cupcake tra le dita, cercando il miglior angolo da mordere. Natsuki è silenziosa, non posso fare a meno di notare le occhiate furtive che lanciano alla mia direzione. Sta forse aspettando che io dia un morso? Finalmente affondo i denti, la glassa è dolce e gustosa, mi chiedo se l'abbia fatta da sola. È davvero buono! Grazie, Natsuki. Perché mi stai ringraziando? Non è che... Questa non l'ho sentita già da qualche altra parte. Li abbia fatti per te o qualcosa del genere? Pensavo fosse così. Sayori ha detto... Beh, forse, ma non per te nello specifico, scemo. Va bene, va bene. Rinuncio a comprendere la strana logica di Natsuki e abbandono la conversazione. Io ritorno al tavolo portando un set da tè. Posiziono con attenzione una tazzina davanti a ciascuno di noi prima di appoggiare la teiera accanto al vassoio dei cupcake. In quest'aula avete un set da tè completo. Non preoccuparti, abbiamo ricevuto il permesso dagli insegnanti. Dopotutto, una tazza di tè caldo aiuta sempre a godersi un buon libro, no? Immagino di sì. Non lasciarti intimidire, Yuri sta solo provando a far colpo su di te. E te dà fastidio, vero, Te rode, Monica, vero o no? No, io... Offesa, Yuri ristoglie lo sguardo. Vedi, io volevo solo... Ti credo. Tè e lettura insieme potrebbero non essere il passatempo ideale per uno come me, ma almeno il tè mi piace. Ne sono lieta.
Yuri abbozza un sorriso sollevata. Monica alza un sopracciglio perplessa, ma poi mi sorride. Dunque, per quale motivo hai deciso di prendere in considerazione il club di letteratura? Temevo questa domanda. Qualcosa mi dice che non dovrei dire a Monica che sono stato praticamente trascinato qui da Sayori. Beh, non mi sono ancora unita a nessun club e Sayori sembrava felice di essere qui, perciò... Non ti preoccupare, non essere imbarazzato, faremo in modo che tu ti senta a casa, d'accordo? Come presidentessa del club di letteratura è compito mio rendere il club un'esperienza divertente ed emozionante per tutti. Monica, sono sorpreso. Perché hai deciso di fondare un club tutto tuo? Saresti potuta diventare un pezzo grosso di uno di quei club famosi? Non eri a capo del club di dibattito l'anno scorso? Ah beh, sai, ad essere onesti non sopporto le politiche dei club più in voga. Mi sembra che non facciano altro che litigare sul budget, sulla pubblicità e su come prepararsi per gli eventi. Preferirei di gran lunga fare qualcosa che mi diverta a renderlo qualcosa di speciale. Se ciò incoraggerà gli altri ad avvicinarsi alla letteratura, oh, sarebbe a dire te, se incoraggerà te ad avvicinarti alla letteratura. Allora sono riuscita a realizzare quel sogno. Monica è davvero una leader coi fiocchi? No, non lo è. Anche Yuri annuisce in segno di assenso. Allora mi sorprende che non ci siano ancora molte persone nel club. Deve essere difficile fondarne uno nuovo. Diciamo di sì. Non sono in molti a volersi rimboccare le maniche per iniziare da zero. Specialmente quando si tratta di qualcosa che non attira molto l'attenzione come la letteratura. Devi lavorare sodo per convincere le persone che è divertente e vale la pena provare. Ma ciò rende gli eventi scolastici come il festival molto più importanti. Sono sicura che riusciremo a far crescere questo club prima di diplomarci. Vero, ragazze? Sì! Faremo del nostro meglio. Puoi scommetterci! Tutte concordano con entusiasmo. Ragazze così diverse e unite dallo stesso obiettivo. Monica deve essersi fatta in quattro solo per trovare queste tre. Forse è per questo che sono tutte così felici all'idea di avere un nuovo membro. Anche se non sono ancora sicurissimo di riuscire a stare al passo con il loro entusiasmo verso la letteratura. Quindi, giocherina, che cosa ti piace leggere? Beh, considerando che negli ultimi anni ho letto ben poco, non so davvero come rispondere. Manga, borbotto tra me e me, quasi scherzando. Natsuki solleva la testa di scatto. Sembra che voglia dire qualcosa, ma rimane in silenzio. Non sei un gran lettore, vedo. Beh, posso sempre cambiare, ma che cosa sto dicendo? Parlo senza pensare dopo aver visto il sorriso malinconico di Yuri. Non ti fidare di quel sorriso malinconico, no, no, no. E tu, Yuri? Beh, vediamo. Yuri fa scorrere il dito sul bordo della sua tazza di tè. I miei preferiti sono i romanzi che narrano di profondi e intricati mondi di fantasia. Trovo incredibile il livello di creatività e maestria che c'è dietro di essi. In più, raccontare una buona storia ambientata in un mondo così estraneo al nostro è ugualmente impressionante. Yuri prosegue mostrando tutta la passione che prova nei confronti delle sue letture. Nel momento in cui sono entrato sembrava davvero timida e riservata, ma è chiaro dallo scintillare dei suoi occhi che si trova più a suo agio nel mondo dei libri che tra le persone. Un motivo ci sarà, no? Ma sai, mi piacciono tante cose. Anche le storie con profondi elementi psicologici mi prendono molto. Non è fantastico come uno scrittore possa deliberatamente approfittare della tua mancanza di immaginazione per lasciarti completamente di stucco? Ad ogni modo, ultimamente mi capita di leggere molte storie horror. Ah, una volta ho letto un libro horror. Mi aggrappo disperatamente a qualcosa che sia in grado di comprendere vagamente anch'io. Di questo passo Yuri potrebbe benissimo parlare con un sasso e nessuno noterebbe la differenza. Davvero? Non me l'aspettavo da te, Yuri. È una persona così gentile come te. Sì, immagino tu non abbia tutti i torti, ma se una storia mi fa riflettere o mi porta in un altro mondo, non riesco a mettere giù il libro. L'horror surreale spesso è molto efficace nel cambiare il modo in cui guardi il mondo, anche se solo per un breve istante. Blah, io odio gli horror. Eh? Come mai? Beh, è che... Natsuki mi lancia un'occhiata fugace. Non importa. È vero, di solito ti piace scrivere cose carine, non è vero, Natsuki? Come, scusa? E cosa te lo fa pensare? Hai lasciato un pezzo di carta in classe nell'ultimo incontro del club. Sembra che stessi lavorando ad una poesia chiamata Non dirlo ad alta voce e ridammi quel foglio. Va bene, va bene. I tuoi cupcake, le tue poesie, tutto ciò che fai è carino, proprio come te. Sayori si avvicina furtivamente a Natsuki da dietro e le poggia le mani sulle spalle. Non sono carina. Natsuki, scrivi poesie? Beh, qualche volta, credo. Perché? Che te ne frega? Penso sia grandioso, perché non ce le mostri qualche volta? No!
Natsuki distoglie lo sguardo. Non ti piacerebbero. Ah, non sei ancora molto sicura di te come scrittrice? Posso comprendere come si sente Natsuki. Per mostrare al pubblico quel tipo di scrittura è necessario qualcosa in più che la semplice sicurezza in se stessi. La forma più autentica di scrittura è scrivere per se stessi. Devi essere disposto ad aprirti ai tuoi lettori mostrando loro le tue debolezze e anche le profondità del tuo cuore. Anche tu hai esperienze di scrittura, Yuri, come se non lo sapessi, a pezza de merda. Forse se condividessi con noi un paio dei tuoi lavori potresti fare ad esempio aiutare Natsuki a sentirsi abbastanza a suo agio da condividere i suoi. Penso valga lo stesso per Yuri. Favore tanto a leggere le vostre poesie. Restiamo tutti in silenzio per un momento. Ok, ho un'idea, ragazzi. Natsuki e Yuri guardano Monica perplesse. Andiamo tutti a casa e scriviamo una poesia. Poi la prossima volta che ci vedremo ce le mostreremo a vicenda. In questo modo saremo tutti alla pari. Sì, facciamolo! In aggiunta, ora che abbiamo un nuovo membro, credo che ciò potrebbe aiutarci a essere più a nostro agio gli uni con gli altri e rafforzare così i legami all'interno del club. Dico bene, giocherina? Monica mi sorride di nuovo calorosamente. Aspettate, c'è ancora un problema. Eh? Cosa c'è? Adesso che siamo tornati all'argomento originale, il mio ingresso nel club, vi faccio avanti senza giri di parole e dico ciò che ho pensato per tutto il tempo. Non ho mai detto che sarei entrato a far parte del club. Sayuri potrà avermi convinto a fare un salto, ma non ho mai preso alcuna decisione. Ho ancora dei club da visitare e... Perdo il filo del discorso, tutte e quattro mi fissano con i loro sguardi avviliti. Ma... mi dispiace, pensavo... Giocherina... Ragazze... Non ho alcuna difesa contro di loro. Come potrei mai prendere una decisione razionale in un momento del genere? Cioè, se scrivere poesie è il prezzo da pagare per poter passare tutti i giorni insieme a queste splendide ragazze... Giusto. Va bene, ho deciso allora. Entrerò nel club di letteratura. Gli sguardi delle ragazze si illuminano uno ad uno. Sì, sono così felice! Sayuri mi abbraccia, saltando su e giù. Ehi! Mi hai davvero spaventata per un istante. Se tu fossi venuto solo per i cupcake mi sarei incazzata per davvero. Allora è ufficiale, benvenuto nel club di letteratura. Ah beh, che dire, grazie. Ok ragazzi, e con questo possiamo ufficialmente concludere l'incontro di oggi con una nota positiva. Ricordatevi i compiti per stasera, scrivete una poesia da portare al prossimo incontro in modo da potercele scambiare. Monica mi guarda ancora una volta. Giocherina, non vedo l'ora di vedere come ti esprimi. Dio, no! No, no! Già. Posso davvero fare colpo su Monica, la stella della classe, con le mie mediocre abilità di scrittura. Riesco già a sentire l'ansia per pervadere il mio corpo. Nel frattempo le ragazze continuano a chiacchierare mentre Yuri e Natsuki mettono via il loro cibo. Ehi, giocherina, visto che ci siamo, che ne dici di tornare a casa insieme? È vero. Sayuri rimaneva sempre a scuola fino a tardi per le attività del club, per cui è da tanto che non torniamo a casa assieme. Certo, perché no? Evviva! Detto ciò, lasciamo l'aula del club e ci dirigiamo verso casa. Per tutto il tragitto mi tornano continuamente le quattro ragazze, Sayuri, Natsuki, Yuri e ovviamente Monica. Mi divertirò davvero a trascorrere il tempo in un club di letteratura tutti i giorni dopo la scuola. Oh, se te ne pentirai, amico mio, oh, se te ne pentirai. Però non questa volta, perché noi dobbiamo lavorare sul good ending e quindi di regola non dovremo vedere niente di spaventoso, almeno per adesso. Poi ragazzi, per quanto riguarda la route di Natsuki, non so se effettivamente potremo vederla tutta adesso che cercherò di fare il good ending, perché appunto una volta che mi sarò dedicata a lei, però al giorno del festival ragazzi dovrò salvare e ricominciare da zero, per cui se non dovesse esserci possibile vedere finita la sua route questa volta, insomma in questo caso che sto facendo il good ending, magari poi la faremo nuovamente, magari un po' più rapidamente, per vedere effettivamente come va a finire. Magari avrò la possibilità di avvicinarmi a una di queste ragazze. E va bene, devo soltanto sfruttare al meglio la situazione e sono sicuro che la fortuna mi sorriderà. E credo che inizierò stasera scrivendo una poesia. Benissimo ragazzi, allora è il momento di scrivere la tua poesia, sappiamo già cosa fare. E ovviamente adesso dovremo scegliere le parole che possono far piacere a Sayuri. Tra l'altro ragazzi, nei file di testo che ci sono nella cartella di gioco c'è un file che indica nello specifico quali sono le parole da utilizzare per ogni ragazza, e visto ragazzi che in questo caso dobbiamo per forza sì o sì far colpo su ogni determinata ragazza, ovviamente io me le sono segnate qua sul telefono, per cui allora su Sayuri ragazzi fa colpo di sicuro amore,
Ok, caldo anche, perfetto. Dopodiché, ragazzi, già qua cominciano ste parole un pochettino assurde, effettivamente, tipo massacro, Gesù. Rumoroso, tranquillo anche, che l'ho appena visto. Dopodiché, lacrime, purtroppo. Fuochi artificiali, ballare, straordinario, romanticismo. Sempre la parola calzini, ragazzi, qui proprio troneggia alla grandissima. Prima o poi dovrò selezionare la parola calzini. Paura, pigrizia, purtroppo sappiamo il motivo. Depressione, ragazzi, purtroppo sì. Cioè, se uno, ragazzi, effettivamente la prima volta che lo gioca non può minimamente immaginare queste cose, magari non è manco detto che riesca alla prima a fare colpo su una delle ragazze, perché non è facile. Adesso magari di alcune parole, insomma, della scelta di alcune parole, noi capiamo effettivamente il senso. Incapace, infelicità, purtroppo. Letto, anche in questo caso sappiamo il perché. Piangere, ridere, tristezza, insieme anche, ragazzi. E infine tramonto, ragazzi. Ok, abbiamo selezionato tutte parole che ovviamente potevano far piacere soltanto a Sayori, infatti ha saltato soltanto lei, così, ragazzi, ci assicuriamo di riuscire a dedicarci nello specifico adesso per la prima volta soltanto a Sayori. Bentornato, giocherina, sono lieta di vedere che non ci hai piantato in asso. Nah, non preoccuparti, potrà sembrare un po' strano, però come me, ma ottengo sempre la parola data. Beh, sono tornato a capo di letteratura, sono stato l'ultimo ad entrare, quindi le altre stavano già chiacchierando tra di loro. Grazie per aver mantenuto la tua promessa, giocherina, spero non sia un impegno troppo pesante per te. Ti stai immergendo a capofitto nella letteratura, qualcosa a cui non sei abituato. Oh, ma per favore, come se dovessimo avere un occhio di riguardo per lui. Sayori mi ha detto che quest'anno non aveva alcuna intenzione di unirti ad un club, e neanche l'anno scorso. Non so se hai intenzione di venire qui solo per passare il tempo o cosa, ma se non ci prendi sul serio non uscirei vivo da questo posto. Katsuki, certo che parli proprio tanto per una che tiene la sua collezione di manga nell'aula del club. Ma Natsuki si blocca a metà tra le parole Monica e manga. Anche i manga sono letteratura. Sconfitta, Natsuki torna a sedersi al suo posto. Non preoccupatevi, ragazze, giocherina fa sempre del suo meglio, almeno finché si diverte. Mi aiuta persino con le faccende domestiche senza neanche che glielo chieda. Cose come cucinare o pulire la mia stanza. È davvero affidabile. Sayori, questo succede perché la tua stanza è così disordinata che finisce per distrarmi. Una volta è quasi dato fuoco alla casa. Beh, ecco, voi due siete davvero buoni amici, vero? Potrei finire per ingelosirmi. E perché mai anche tu e giocherina potete diventare buoni amici? Sayori, eh? Come sempre, Sayori sembra del tutto ignara delle situazioni imbarazzanti in cui mi ha messo. Oh oh, Yuri oggi ha anche portato qualcosa per te. Aspetta, Sayori, per me? Ecco, no, in realtà non essere timida, davvero non è niente. Di che si tratta? Lascia perdere, Sayori la fa sembrare una cosa importante, ma non è così. Ah, e adesso che faccio? Scusa Yuri, ho parlato senza riflettere. Immagino tocchi a me mettere una pezza alla situazione. Dai, non preoccuparti, tanto per cominciare non mi aspettavo alcunché, quindi ogni bel gesto da parte tua è ben accetto, mi renderà felice in ogni caso. Dici davvero? Sì, non ci darò troppo peso se è questo che vuoi. Va bene. Beh, allora prendi. Yuri fruga nella sua borsa e tira fuori un libro. Non volevo che ti sentissi tagliato fuori, quindi ho preso un libro che pensavo ti potesse interessare. È una lettura breve, perciò dovrebbe mantenere alta la tua attenzione, anche se non sei solito leggere. Inoltre potremmo, ecco, parlarne se ti va. Come fare questa ragazza ad essere così carina senza neanche volerlo? Si è persino presa la briga di scegliere un libro che secondo lei mi piacerà nonostante io non legga molto. Grazie Yuri, lo leggerò di sicuro. Prendo in mano il libro con entusiasmo. Uff, beh, fai con calma, non vedo l'ora di sentire cosa ne pensi. Dato che ora ci siamo accomodati tutti, immaginavo che Monica desse inizio a qualche attività programmata per il club, ma non sembra questo il caso. Se Yuri e Monica stanno conversando vivacemente nell'angolo, la faccia di Yuri è già affondata tra le pagine di un libro. Non posso fare a meno di notare la sua espressione intensa, come se aspettasse da tempo questa opportunità. Nel frattempo Natsuki sta frugando nel ripostiglio.
Cavolo, sembra che oggi nessuno voglia essere disturbato. Mi spaparanzo sulla sedia più vicina. Come posso tenermi occupato da solo con qualcosa che sia legato alla letteratura? Potrei sempre leggere qualche pagina del libro che mi ha dato Yuri, ma mi sento un po' troppo stanco per farlo. Madonna santa, che pigrola e merda. Ora come ora potrei davvero addormentarmi di botto. Chiudo gli occhi e finisco per ascoltare una conversazione tra Sayuri e Monica. Finiranno per pensare che siamo noiosi in confronto agli altri club. Beh, non possiamo darci per vinti. Il festival è la nostra opportunità per mostrare a tutti cos'è davvero la letteratura. Il problema è che l'idea di un club di letteratura suona troppo intellettuale, ma non è per niente così, sai? Dobbiamo soltanto trovare un modo per farlo capire a tutti. Qualcosa che stuzzichi la loro creatività. Però il problema rimane comunque. Che intendi dire? Anche se ci inventiamo la cosa più divertente di sempre, dato che è un evento letterario nessuno ci verrà in ogni caso. Quindi non credi che dovremmo prima capire come attirare gente? Solo dopo penseremo a come stuzzicare la loro creatività. Cosa sentono le mie orecchie? Sayuri la sta prendendo davvero sul serio. È raro sentirla ragionare in questo modo. Ottimo ragionamento. In tal caso pensi che il cibo possa servire allo scopo? Che tipo di cibo? Ah beh, potremmo... i cupcake! Ah, bella pensata. Natsuki sarà felicissima di prepararli. Ah, hai ragione. Natsuki è la più brava a fare i cupcake. Funzionerà di sicuro. Non è per quello che li hai proposti. I cupcake si ispirano alla mia fame di creatività. E i cupcake siano allora. Ho fame. Comunque dobbiamo ancora lavorare sui dettagli dell'evento. Mi ritrovo a sorridere. Alla fine Sayuri è sempre la solita, ma è proprio questa la sorprendente ragione per cui la ammiro. Diversamente da me, che faccio fatica a trovare una qualsivoglia briciolo di motivazione, Sayuri riesce a concentrarsi sulle cose e a portarle a termine. È una facciata, come sappiamo bene. Credo che sia quello il motivo per cui lascio che mi stia così addosso. Non posso fare a meno di chiedermi cosa si prova a vedere il mondo attraverso i suoi occhi. Wow! Apro gli occhi e mi ritrovo davanti alla faccia di Sayuri che mi occupa l'intera visuale. Per poco non cado dalla sedia. Scusa! Aspetta! Anzi, scusa un corno, è colpa tua se ti sei addormentato. Questo non è il club del pisolino. In questa scuola esiste un club del pisolino? Stai facendo di nuovo le ore piccole, vero? Lo sai, vero, che adesso sei in un club, che se in un club avrei meno tempo per gli anime? Dovrei farci l'abitudine. Non dirlo ad alta voce, mi guardo alle spalle per assicurarmi che Monica non ci stia ascoltando. Ma è la verità. Già, lo so, ti prendi sempre cura di me, Sayuri. È la cosa che so fare meglio. Il che è un problema? Che mi dici di te? Ti prendi più cura di me che di te stessa? Ti stai ancora svegliando tardi la mattina, vero? Non tutte le mattine. Non mi sembri molto convincente. Quante volte ti sei svegliata in orario questa settimana? Ecco, è un segreto. Lo sapevo. E dai, almeno dammi il beneficio del dubbio, no? Non posso. Guarda, Sayuri, ce l'hai scritto in faccia. Sayuri si tocca la fronte. In che senso ce l'ho scritto in faccia? Stamattina andavi chiaramente di fretta. Vedi, da questo lato hai un ciuffo ribelle di capelli. Ah! Scorre le mie dita sui capelli di Sayuri provando a sistemarglieli. Cavolo, hai proprio bisogno di un pettine. I miei capelli sono solo difficili da sistemare. Non ci casco, non si tratta solo dei tuoi capelli. Guarda, neanche il tuo fiocco è dritto. Ah, e poi hai anche finito nel dentifricio sul tuo colletto, proprio qui. Prova a togliere la macchia col dito. Ma non se ne è accorto nessuno. Certo che se ne sono accorti, non te lo dicono perché non voglio metterti in imbarazzo. Per tua fortuna a me non importa. Ah, sei cattivo. E non tiene abbottonata nemmeno la giacca. Dico sul serio, Sayuri, secondo te perché non hai ancora un ragazzo? Che stronzo sto tipo, ragazzi, io continuerò a dirlo, Sei super cattivo. Mi spiace, buongiorno, mi ringrazierai. Inizio a abbottonare la giacca partendo dal basso. Quando ti rivedrai allo specchio cambierai idea. È così buffo. Che cosa? Beh, stavo solo pensando a quanto sia strano avere un amico che fa questo genere di cose. Non dire così o fare sentire me strano, scema. Però mi sta bene, sono felice del nostro rapporto. Tu no? Ah, credo di sì. Ehi, fa attenzione, il bottone potrebbe saltare. Perché questo qui è così difficile da chiudere? Faccio uno sforzo per finire di chiudere l'ultimo bottone sul petto. Ma questo coso è della tua taglia almeno? Quando l'ho comprato lo era. Se tu avessi provato ad abbottonarlo l'avresti notato prima che non ti entra più. Che hai da sorridere? Significa che le mie tette sono cresciute ancora. Non dirlo così ad alta voce. Comunque stai molto meglio adesso, quindi perché è strano vedere la giacca di Sayuri abbottonata? Ma è così stretta, non ne vale proprio la pena. Sayuri si sbottona di nuovo la giacca in fretta e furia. Molto meglio. Sayuri allarga le braccia e inizia a girare su se stessa. Quindi se la mantengo sbottonata non avrò mai un ragazzo, giusto? Ma che vai a pensare? Poi perché lo dici come se fosse una cosa bella? Perché se avessi un ragazzo non ti
ti permetterebbe mai di fare cose del genere. E poi tu ti prendi cura di me molto meglio di chiunque altro, ecco perché la tengo sbottonata. Smettila di dire queste cose imbarazzanti. Eh? Non ho detto niente di imbarazzante. Diamine, beh, ad ogni modo cerca di svegliarti un po' prima la mattina. Solo se anche tu provi ad andare a letto prima. Va bene, stringiamo questo patto. Credo che siamo più bravi a prenderci cura l'uno dell'altro che di noi stessi. Già, direi di sì. Quindi forse dovresti venire tu a svegliarmi la mattina. Ancora con questa storia, Sayori. Uffa, ma stavo scherzando. Accidenti, a volte è impossibile capire quando scherzi. Ok, ragazzi. Eh? Monica ci chiama all'improvviso. Perché ora non ci scambiamo le poesie che abbiamo scritto a casa? Sì! Giocherino, non vedo l'ora di leggere la tua. Già, anch'io. Fatico a mostrare entusiasmo, ma Sayori trotterella via comunque per recuperare la sua poesia. Ad ogni modo, ti sei ricordato di scrivere la tua poesia ieri sera? Sì, sì, la mia tranquillità termina in questo istante. Non posso credere di aver accettato di fare qualcosa di così imbarazzante. Non sono riuscita a trovare molta ispirazione, dato che è la prima volta che lo faccio. Bene, ora che siamo tutti pronti, perché non trovi qualcuno a cui mostrarla? Non vedo l'ora. Sayori e Monica tirano fuori le loro poesie con grande entusiasmo. Quella di Sayori è su di un pezzo di carta tutto stropicciato, strappato da un quaderno a spirale. Invece Monica ha scritto la sua su un quaderno della copertina cartonata. Intravedo già dal posto in cui sono seduto la grafia impeccabile di Monica. Con riluttanza Natsuki e Yuri fanno lo stesso, scavando nelle loro borse. E anch'io faccio lo stesso. Ok, è arrivato il momento, ragazzi, di far leggere per prima la poesia a Sayori, ovviamente. Mi sentirei più tranquillo se prima lo leggessi Sayori, è una mia cara amica dopo tutto. Santo cielo, giocherina, è bellissima! Yuhu! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! La adoro, non immaginavo che fossi così bravo. Sayori, stai esagerando, non sono per niente bravo a scrivere. Sinceramente non ho idea di cosa stia facendo. Beh... forse proprio per quello, perché neanche io so cosa mi piace. Ma che? Sono certo che l'opinione di Yuri sarebbe un po' più costruttiva della sua. Forse anche quella di Natsuki. Sicura che non ti piace soltanto perché l'ho scritta io? Eh? Beh, sono certa che uno dei motivi è quello. Penso di capirti meglio di chiunque altro. Per questo, quando leggo la tua poesia, per me non si tratta di una semplice poesia, ma della poesia di giocherina, modestamente. E che la rende ancora più speciale. Come se riuscissi a sentire quello che provi. Sayori stringe il foglio contro il suo petto. Quanto sei strana, Sayori. Sono davvero felice che tu ne abbia scritta una. Mi ricorda che adesso fai davvero parte del club. Beh, così come il fatto che ci troviamo nell'aula del club, no? Beh, ovviamente, non ci ho ancora preso la mano, ma non significa che romperò la mia promessa. Visto? Giocherina, come ti ho già detto, tutto sommato non sei poi così egoista. Provare cose nuove per gli altri è qualcosa che soltanto le brave persone fanno. Grazie, Sayori. Non so se Sayori abbia capito le mie vere intenzioni. D'altronde, non posso negare che lei sia una delle ragioni per cui sono entrato nel club. Sapendo quanto tutto questo sia importante per lei... figurati, mi assicurerò che tu ti diverti un mondo qui con noi. Sarà il mio modo di ringraziarti. Ok, lo terrò a mente allora. Evviva! Ti andrebbe di leggere la mia poesia? Non preoccuparti, non sono per niente brava. Vediamo. Ok, certo, allora la poesia, ragazzi, è ovviamente sempre la stessa, per cui andiamo avanti. Sayori, fammi indovinare, hai aspettato fino a stamattina per scriverla? No, solo un pochino. Non puoi rispondere solo un pochino, la domanda a cui puoi rispondere solo sì o no. Ieri sera mi sono dimenticata di scriverla. Beh, mi rincuora sapere che non sono il peggiore qui dentro. Non essere cattivo, ho fatto comunque del mio meglio. Ah, certo, non intendevo disprezzare la tua poesia. Hai fatto un bel lavoro, o meglio, come dire, mi ricorda te. Davvero? Sì, l'ultima frase in particolare. Ho preparato uova e toast. Anche se stavi facendo tardi a scuola. Fa male saltare la colazione. Finisco per essere di cattivo umore tutto il giorno. Beh, immagino che sia inutile discuterne. Comunque sia, grazie per avermela fatta leggere. È stato proprio divertente. Monica è la migliore. Ah sì, la prossima volta non me ne dimenticherò. E scriverò la migliore poesia di tutti i tempi. Beh, non vedo l'ora di leggerla. Perfetto, ragazzi, allora io direi che magari dalla prossima volta tutti i momenti che non riguardano Sayori, visto che adesso ci dobbiamo dedicare a lei, ragazzi, li salterò, cioè li manderò avanti più velocemente, perché penso sia comunque fondamentalmente inutile stare a rileggere i dialoghi che abbiamo già letto, per cui mi concentrerò soltanto sulle cose nuove che riguarderanno Sayori in questo caso. E niente, ragazzi, fatemi sapere ovviamente se questa idea comunque vi piace. Ripeto, io sono contenta di essere ancora su questo gioco per scoprire comunque i suoi aspetti nascosti che non abbiamo ancora scoperto. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da giocherina. Ciao!